Assessore, la manifestazione in Gir per Fan domani darà l'occasione ai visitatori anche di ammirare le bellezze della nostra città. Esatto, noi abbiamo sempre aperto magari luoghi della cultura, però erano rimasti a sfondo. Invece quest'anno, grazie alla collaborazione con la Proloco, che a giugno ci ha cercato e siamo molto contenti, abbiamo deciso di creare proprio un percorso dedicato che si chiamerà Cibo per l'Anima. Questo percorso dedicato vede una serie di tappe e quindi, oltre a godere di quelle che sono le eccellenze enogastronomiche della città, si potrà godere della città di Fano a pieno anche grazie a questo percorso. Quindi avremo la chiesa di San Francesco che apre i suoi portoni e sarà possibile affacciarsi e vedere. Poi nella saletta Nolfi a fianco ci sarà un video che racconta le bellezze di questo luogo meraviglioso. La chiesa di San Pietro, la chiesa di San Francesco invece avrà all'interno dei musicisti che sono dei ragazzi che studiano al conservatorio e che quindi creeranno un'atmosfera magica. Poi il museo del Palazzo Malatestiano avrà un laboratorio in cui i bambini potranno divertirsi a creare il loro museo, visite guidate assieme a Manuela Palmucci e infine questo meraviglioso chiostro che sarà per la prima volta aperto in una visita dedicata a cura dell'Archeoclub. Le visite saranno gratuite? Sì, sicuramente saranno gratuite e ci saranno, diciamo, dei piccoli ciceroni, ovvero sia studenti di scuola superiore e anche universitari, che avranno proprio questo compito di guidare lungo questo percorso di conoscenza e non solo della storia del chiostro, che diventa poi anche conoscenza della città di Fano, ma anche del nome di questo ex convento, cioè la figura straordinariamente importante di Sant'Agostino. Più, ecco, anche un piccolo aggancio a una cosa veramente molto molto importante, che è l'angelo custode. Invece la prenotazione è necessaria? No, diciamo, noi formeremo dei gruppi sul punto di ingresso in base all'afflusso. Speriamo che questo afflusso sia il più uniforme possibile. Ovviamente tutti i visitatori avranno libertà di accedere a queste visite, perché il percorso Cibo per l'Anima ovviamente è aperto a tutti.